Presidente Chiodi, una struttura per la formazione continua nella sanità qui a Corropoli. Sì, dicevo che tre sono le condizioni, no, per la buona sanità, oltre che quella ovvia dei medici e degli infermieri bravi, oltre alle tecnologie d'avanguardia, una continua formazione in campo sanitario, perché la sanità cambia in maniera direi notevole negli ultimi anni grazie ai progressi della scienza e della tecnica, ma anche le tecniche di gestione aziendale, le tecniche per poter spendere meglio questi fondi, dare migliori servizi a costo più basso, quindi per organizzare, controllare i flussi, controllare tutti gli aspetti gestionali, non si possono fare senza una formazione adeguata, e quindi investire in formazione significa di fatto investire in sanità. Questa struttura, tra l'altro, era una struttura che era, diciamo così, utilizzata, non utilizzata per la verità, cioè ristrutturata, poi alcune finalità, prima di carattere culturale, poi di carattere direi così universitaria, ma che non aveva avuto il modo di decollare, e adesso noi invece riteniamo che questo sia un patrimonio costruito con soldi pubblici che debba poter funzionare e funzionerà nell'interesse della sanità abruzzese. Si prevede addirittura, si prevedono circa 100 corsi in un anno. Sì, ma questa non è una cosa strana. Già l'ASD di Teramo, da quello che diceva, già un centinaio di corsi l'anno vengono organizzati. Grazie a questa struttura se ne faranno 100, ma sarà servizio anche di altre ASL abruzzesi. Quindi io ritengo che sarà un polo di formazione molto molto importante, molto significativo, e speriamo che vengano formate le persone che poi ci devono garantire una buona qualità di cure.